Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Non vi lascerò orfani. Verrò da voi, assicura Gesù in questa domenica. Sarà di parola oppure si sarà dimenticato delle sue promesse? Se è davvero risorto, come crediamo, è anche superiore a ogni rischio di smemoratezza. No, non viene meno alle sue parole. Anzi, non solo non ci lascia orfani, ma ci assicura che saranno addirittura in due a starci vicino. Con lui ci sarà un altro paraclito, così infatti lo chiama. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Questo paraclito è lo Spirito Santo. Paraclito è parola greca, indica la persona forte, competente, fedele, che sta accanto a chi è meno forte, inesperto, debole. Un compagno, insomma, una presenza che insegna, consiglia, dà vigore, incoraggia. Ma perché Gesù lo definisce l'altro paraclito? Chi sarebbe il primo? Gesù stesso. Sì, è lui il primo paraclito. Noi a volte siamo portati a pensare quanto erano fortunati quei tali che l'hanno conosciuto personalmente quei giorni in Palestina. Noi invece solo credere possiamo, senza nulla vedere. Ma non ci ha detto qualche domenica fa che sono più fortunati quelli che credono senza aver visto? Ora ce ne spiega il motivo. Sì, io mi sottraggo alla vostra vista, non per abbandonarvi, ma perché se vi ostinate a voler vedere e toccare, non potrete mai credere. E se non crederete, quale esperienza potrete avere di Dio? Il Vangelo però ci fa notare che quest'altro paraclito, cioè lo Spirito Santo, il mondo non lo può ricevere. E perché mai non lo può ricevere? Il mondo, potremmo dire la cultura dominante, è un recipiente pieno e saturo delle sue logiche, dei suoi ideali, dei suoi interessi, che in buona parte non vanno d'accordo con quelli del Vangelo. Come potrebbe ricevere lo Spirito Paraclito? Se un recipiente è già pieno, non c'è posto per nient'altro. Bisogna svuotarlo prima. Chi ha per suo maestro il mondo, vale a dire quelle forze, quelle idee contrarie al Vangelo, che alla fin fine sono nocive e faste per il mondo stesso, costui non può fare nessuna esperienza dello Spirito Santo. E non perché Dio sia avaro o schizzinoso nel donarlo, ma perché perfino Dio in tal caso si ritrova impotente. Che fare, pertanto? Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, afferma Gesù. Stare dalla sua parte, dargli fiducia. Ecco la sintonia che permette a Dio di donarci ciò che ha di più prezioso. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.